Friends e benvenuti in un nuovo video. Ci troviamo su Fortnite. Come avete visto dal trailer ad inizio video, è tornata l'attesissima modalità fuga. Chi gioca a Fortnite da un po' di mesi conoscerà già questa modalità che hanno deciso di rintrodurre con nuovissimi premi. Ma prima di farvi vedere quali sono le sfide di questa modalità fuga e le loro ricompense. Andiamo qui nella sezione notizie. E guardiamo un po': Jolly scatenato. Jolly torna nel negozio oggetti con un nuovo pacchetto di coperture jolly. E noi ce ne andiamo al volo nel negozio oggetti ed eccola qui signori la skin Jolly con i suoi stili perché è composta da ben quattro stili che non posso selezionare perché io già ce l'ho in possesso allora guardiamo un attimo qui la skin dal nostro negozio oggetti poi ci spostiamo nell'armadietto e vi faccio vedere anche i quattro stili skin molto elegante una delle più eleganti skin all'interno del gioco è molto simile alla skin del meditore la skin del livello 100 del pass battaglia 3 non so in quanti di voi se la ricordano non so in quanti di voi giocavano a Fortnite. Costume Jolly, che costa 2000 V-Bucks, ci verrà fornito con il suo backpack, che è questa 24 ore con delle manette. Ma spostiamoci nel mio armadietto e vediamo i quattro stili. Eccoci qui, quando è uscita questa skin, io l'ho shoppata immediatamente. Anche se costa 2000 V-Bucks, ma come vi faccio vedere, abbiamo quattro stili a disposizione. Quindi, secondo me, un costo di 2000 V-Bucks è più che giusto per una skin del genere. L'ho shoppata anche subito perché, come vi ho detto, mi ricorda molto la skin del mio editor. Che io purtroppo, anche se gioco della season 1, non ho mai shoppato i pass battaglia. E quindi purtroppo non ho questa skin del mio editore. Guardiamo un po' ora gli stili. Sono i quattro semi delle carte da gioco. Abbiamo quadri. Eccola qui, cambia solamente la maschera. Poi picche, che è quello lì che indosso attualmente. Guardate che figa. Cuori. Eccolo qui E poi fiori che prende tutta la maschera Anche questa variante in fiori mi piace Ma quella che preferisco io è questa qui con il seme di picche Andiamo a vedere il deltaplano che fa sempre parte del set banda in fuga Eccolo qui a 800 V-Bucks Io sinceramente appena uscito non lo sono andato subito a shoppare Perché non mi piaceva inizialmente ho voluto più shoppare subito la skin Però se devo essere sincero Questo deltaplano ora che lo rivedo Mi sta convincendo sempre di più guardate Guardate una curiosità ci sono queste sacche da cui volano questi soldi con la valuta dell'ama Che tra l'altro è abbinabile a una scia che sbloccheremo con le challenge della modalità fuga Che vi farò vedere più avanti Quindi sarebbe un set completo molto molto figo Postiamoci al secondo oggetto in evidenza che sono questo pacchetto di copertura jolly Abbiamo sempre i quattro semi Andiamo a vedere Uh, Che bello signori Bellissima Bellissima questa copertura. Questo insieme di quadri. Molto molto. Oddio, quanto è bello sul Barret. Molto molto bello. Davvero, vediamo un po' fiori. No, raga. Questa è una copertura che mi piace tantissimo Poi 600 V-Bucks per 4 coperture Diciamo che solitamente una copertura sta al costo di 200 Ci andiamo anche a guadagnare tra virgolette 200 V-Bucks Perché se mettiamo il costo di 200 per ogni copertura escono fuori 800 V-Bucks Mentre Fortnite ci dà il pacchetto completo con queste 4 coperture a 600 V-Bucks Ma che belle che sono! Andiamo a vedere i cuori... Ok, cuori e picche che si assomigliano molto ovviamente perché è sempre una tonalità del rosso che va poi a scalare sul bianco. Però molto molto bello ovviamente con questi dettagli. Qui troviamo i cuori mentre qui troviamo il segno dei quadri che viene riportato come diamanti sulla copertura. Qui club addirittura, qui cuori, Ok, picche. Hanno cambiato il nome di fiore e di quadri. Comunque questa bianca e nera, ragazzi, secondo me è la più bella di tutte. Mi piace davvero tanto questa copertura. Fatemi sapere sapere qua sotto nei commenti se vi piace anche a voi, io la trovo veramente spaziale mi piace molto questo distacco tra il bianco e il rosso e il bianco e il nero, ci spostiamo ora negli oggetti giornalieri, guardate un po' qui che cosa abbiamo, comunque vi ricordo subito di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche partiamo dall'inizio, andiamo a vedere no mignolo, questa skin che non mi è mai piaciuta, anche se questa felpa da dietro sembra un leone è molto figa però, 1200 V-bucks per una skin così io non ci rispendo poi abbiamo Strapiombo piccone da 800 V-Bucks Andiamo a sentire il suo sound Bello, fresco, croccante. Ma non mi incuriosisce tantissimo. Perciò non credo di andarlo a shoppare. Poi, signori, ci siamo. Difensore Scarlatto. Io, questa skin, questo stile di questa skin, già ve l'avevo spoilerato. Questo è il classico Difensore Scarlatto che abbiamo trovato già nei vecchi shop, nei vecchi negozi oggetti. Skin comunque molto carina. E hanno implementato questo nuovo stile che l'ha resa da molto carina a stupenda. Raga, quanto è bello sto cappellino! Quanto è bello sto cappellino! Mi sembra tanto una skin natalizia. Sarò anche influenzato dal colore di questo cappellino bianco e rosso. Comunque è davvero molto, molto bella questa skin. Poi, per un costo misero di 800 V-Bucks, come vi dico sempre, le skin da 800 V-Bucks non tradiscono mai. Tra poco vi dico qua sotto nei commenti cosa dovete commentare per farmi shoppare. E so già che piangerò molto perché le due cose che vi andrò a dire mi piacciono veramente moltissimo. Entrambe. Poi abbiamo prismatico. Questo detto. Plano che ieri avevamo messo il piccone Sempre della stessa tonalità Quanti colori Deltaplano da 800 V-Bucks Io l'ho shoppato questo deltaplano Perché mi piace moltissimo questa animazione Con questi colori Che è presente sul deltaplano Poi ci spostiamo a Purosale Questa è molto simpaticissima Dal costo di 500 V-Bucks E poi andiamo ad Applauso Lento Che regà questa è una delle emote Che mi fa più tiltare all'interno del game Non tanto perché una volta che vengo qui Me la fanno, ma mentre stiamo giocando, magari mi impappino a fare qualcosa e si sente. Mi dà un fastidio questa cosa perché mi prendono letteralmente per il culo. E molto da 200 V-Bucks che io shopperei molto, molto volentieri. Ora è arrivato il vostro momento, come sempre. Ah, prima, però, mi raccomando, Rasco Datino OMG. All'interno di supporto a un creatore, se volete supportare questo canale, a me fa veramente molto, molto piacere. E se volete ricevere, come sempre, dei V-Bucks gratis domani. Perciò io, per non saperne né leggere né scrivere, non si sa mai. Vado a inserire Rasco Datino Basso OMG all'interno del mio shop ah e ovviamente tutti quelli che inseriscono questo codice inviatemi il video la storia su instagram e lo riandrò a condividere all'interno delle mie storie come vi stavo dicendo è arrivato il vostro momento qua sotto nei commenti come sempre il commento che riceverà più mi piace lo andrò a shoppare cioè andrò a shoppare quello che mi avrete scritto all'interno del negozio oggetti perciò oggi vi propongo il pacchetto coperture jolly oppure la skin difensore scarlat. qualsiasi cosa voi deciderete io lo andrò ad abbinare con un applauso lento è un emote che mi piace e voglio far anche io tiltare qualcuno perciò forza con i commenti qua sotto io questa sera poi andrò a vedere il commento con più like e andrò a shoppare la cosa che mi avete chiesto voi finalmente come vi dicevo all'inizio video è tornata questa modalità la fuga modalità molto molto divertente e con grandi possibilità di fare vittorie io infatti mi ricordo la prima volta che è stata implementata all'interno del gioco avevo fatto una bordata di vittorie cosa che non avevo mai fatto in altre modalità comunque andiamo vedere subito quali sono queste sfide di questa nuova modalità vi ricordo usciranno alle ore 3 di oggi o se fortnite si impazzisce le metterà alle e mezza ma solitamente queste challenge le va a implementare alle 3 la prima sfida di questa nuova modalità che ci dice di completare due challenge della modalità la fuga come ricompensa avremo il piccone che chi come me ha già partecipato a queste challenge in precedenza lo ha già all'interno del proprio armadietto questo è il piccone che andrete a ricevere voi che non avete mai fatto queste challenge e vi faccio sentire anche questo sound poi abbiamo una delle ricompense più attese io credevo che ce l'avrebbero data quando erano uscite le prime volte queste challenge perché girava la voce che al completamento di tutte le challenge avremmo ricevuto questo lama come backpack lama zaino che è bellissimo questo lama di cristallo per ottenere la colorway verde dobbiamo andare a vincere un game all'interno di questa modalità molto molto semplice per ottenere invece la colorway la colorazione rossa dobbiamo andare a vincere tre game all'interno di questa modalità e raga non vi preoccupate perché è davvero molto molto semplice e poi come ultimo colore di questo backpack lama che è stupendo dobbiamo andare a vincere 5 game all'interno di questa modalità la fuga ci spostiamo alla prossima sfida che ci richiede di utilizzare per 5 volte il rampino in diverse partite all'interno della modalità fuga ed andremo a ricevere questa schermata di caricamento la penultima challenge ci richiede di infliggere 200 danni al portatore del gioiello lama gioiello aggiungerei io, state tranquilli perché è molto molto semplice, ora vi spiego alcune cose e come ricompensa otterremo questo spray molto emblematico per questa modalità. L'ultima sfida, quella che va a concludere questo ritorno della modalità la fuga, ci richiede di prendere in differenti match tre volte il gioiello lama. Andremo a ottenere questa scia che vi vado subito a mostrare e come vi dicevo prima si va ad abbinare benissimo al deltaplano del set Banda in fuga. Perché vi dico che questa modalità è molto molto semplice. Perché in passato, quando è stata implementata per la prima volta, non c'era solo un vincitore, ma c'era la possibilità che più di un team vincesse una sola partita. E questo ovviamente semplifica molto il tutto per ottenere queste ricompense. Per quello che riguarda la penultima challenge, cioè quello di infliggere danni ai portatori del gioiello, chi prende questo gioiello lama ha ah, sì, una ricarica di scudo costante all'interno della partita, ma la sua velocità di movimento viene ridotta. Non mi ricordo se del del 15% che è davvero davvero tanto quindi sarà molto più semplice ittare il portatore del gioiello e l'ultima challenge quella che ci richiedeva di prelevare il gioiello in differenti game esattamente in 3 game se voi fate questa challenge con i vostri amici avete la possibilità di prelevare il gioiello quindi andare ipoteticamente a uno di 3 poi passarlo quindi scartarlo e farlo raccogliere ai vostri amici così anche loro in concomitanza con voi faranno questa challenge fatemi sapere qua sotto nei commenti voi che cosa di ripensare di questa challenge mi raccomando lasciate un bel like per questo video condividetelo con i vostri amici almeno si vedono lo shop di oggi e sanno come fare queste sfide della modalità alla fuga in maniera del tutto facile e molto molto veloce mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche stiamo raggiungendo i 50.000 iscritti non vedo l'ora noi ci vediamo più tardi con le sfide di questa terza settimana della season 8 e le belle mesami